Buongiorno ragazzi, buongiorno, buongiorno. Allora, Coppa Italia, quante sorprese. Ieri non ho commentato subito il video, scusatemi, ma avevo anche il gameplay da fare per Inter-Lazio di stasera. Ma partiamo per ordine. Roma che perde 7-1 con la Fiorentina. Io la partita non l'ho vista, però ho visto il risultato, ho detto porca puttana, che cazzo è successo? E capita comunque, cioè difficile che capiti, ma quando succedono questi risultati è preoccupante. A volte penso alla mia Inter e dico porca puttana, c'è gente che forse sta peggio, perché comunque un risultato del genere così largo è preoccupante, perché non te l'aspetti. Un conto è perdere 1-0, un conto è perdere 7-1, quello sicuramente fa, perché comunque è una competizione che alla fine la Roma poteva quantomeno permettersi, e poi va a perdere così clamorosamente. È un po' anomalo di Francesco, chi lo sa se durerà ancora fino a fine stagione, non lo so, anche perché dopo che ti fa rimontare in campionato da 3-0 a 3-3, poi perdi 7-1 in Coppa Italia ed esci così, è un po', insomma, sicuramente non è un periodo buono per la Roma. La Juve invece va a perdere con 3-0 con l'Atalanta, e chi se l'aspettava? Poi sto Zapata qua che segna sempre, incredibile. Sono quegli attaccanti che ogni partita fanno il gol. Mi aspettavo sinceramente che la Juve in qualche modo pareggiasse, perché in qualche modo ce la fa sempre, no? Anche magari quel golletto, no? Quel rigore. Invece stavolta gli è andata male. Sarà una bella semifinale Fiorentina ad Atalanta, secondo me sarà molto combattuto, poi andata e ritorno, quindi ne vedremo delle belle. Però voglio dire, non tanto per la Juve, che beh, ovviamente chi è che non è contento quando la Juve perde, no? Dopo che vince così tante volte. Però almeno finalmente sicuramente vedremo un'altra squadra che non sia la Juve vincere la Coppa Italia. Poi al di là del triplete, non triplete, ma quello che se ne frega. Però almeno si può vedere vincere un'altra squadra che non sia la Juve in Coppa Italia, quello sicuramente. Vediamo un po' l'Inter e Lazio stasera. Bah, vedremo, stanno a vedere. Calcio di mercato finirà stasera alle 8, se non sbaglio, quindi l'Inter mi sa che non farà un cazzo, come al solito. Completo Cedric giusto per Versalico, poi giusto per sostituire lui. Vertice, ma alla fine rimane. Poi farò poi una valutazione, poi al limite o stasera o domani, sul mercato dell'Inter, perché sono davvero incazzato e scontento. Comunque ragazzi, Coppa Italia è questa, semifinaliste Fiorentina e Atalanta a sorpresa. Il Milan invece attenderà in semifinale o l'Inter o la Lazio, stasera Inter-Lazio. Non mancate il video del post partita di stasera, sperando di fare un video tranquillo e non incazzato, dubito, ma spero non finisca come il gameplay che ho fatto ieri sera sicuramente. Ragazzi, allora buona giornata, sempre forza Inter, a presto.